Ciao amici, sono il Custo e rieccoci su Tarkov. Sono di nuovo su Reserve, su una zona. Carino, carino, sono abbastanza vicino alla zona dove devo andare. Devo andare a piazzare dei segnalatori. Ed è quello che vado a fare. Allora, non è il top degli spawn per quello che devo andare a fare. Ma non mi lamento. Ho un po' di paura che mi tappi qualcuno dalla montagna, dal cucuzzolo. Ok, già che siamo arrivati qua è gran roba. Ok, fermi e recuperiamo stamina. Come non detto. Tentativo numero 2. Sono posizionato bene. Perfetto, il primo segnalino è posizionato. Ok, devo andare dall'altra parte della strada però. 2, 1, 0. Perfetto, il primo segnalino è stato posizionato. Ecco, quello che dicevo, ci sono spawn migliori per fare queste missioni. Spawn migliore tipo questo. Ok, siamo a 2 su... No, siamo uno su due. Mi manca l'altro in fondo dove mi hanno tappato l'altra volta. Qua, questo è da segnalare. No, non è da segnalare questo. Ho finito completamente la stamina. Perché ho finito la stamina? Boh. Comunque, mi vedete quasi sempre con gli stessi loadout. Ma perché faccio tipo, non so, un paio di partite al giorno? Perché di più non ho tempo lavorando. Faccio un paio di partite al giorno, magari mi fanno fuori. Il giorno dopo mi rivengono gli oggetti nell'assicurazione e rientro dentro e rifaccio le stesse partite. Le stesse missioni mi rifanno fuori. E ci metto così tipo una settimana per completare due missioni in croce. Adesso sono in partita. Così, 5-7 TV. Elmetto, cuffie e niente di particolare. Dai, stronzi. Dai, stronzi. Dai, ma non è possibile. Ma per quale motivo non mi salti? Mi ha preso dritto nell'armatura. Non mi ha fatto niente. Che colpi schifosi usava? Non dovevo fare così. Non dovevo fare così. Almeno un segnalino l'ho piazzato. Uno l'ho piazzato, quindi 50% del lavoro l'ho fatto. Dovevo aprire e mirare dentro, però non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Pensavo di essere solo soletto, quindi male, male per me. Rieccoci di nuovo su Reserve. Ok, spawn poteva essere migliore. Ma lo accetto, lo apprezzo e lo accetto. Allora, dobbiamo andare. Le cisterne qua accanto le abbiamo già fatte. Quindi lì siamo a posto. Dobbiamo andare lì in fondo, dove ci hanno tappati l'altro giorno. Ok, va bene. Va bene. Non so, ma secondo me giocare qua su Reserve è improponibile. Continuo a morire. Continuo a morire. Adesso proviamo ad andare per di qua. Facciamo il giro al contrario. So che mi spawnerà qualcuno davanti adesso, tra poco. Questa zona non l'ho ancora esplorata. Chi stramerda mi sparava. Non ho preso cure. Non ho preso cure, ma vi rendete conto? Non ho preso cure. E ho droppato tutto. Adesso posso andare a morire. Magari droppiamo qua i caricatori.
Dai, non me lo fa piazzare nemmeno qua. Dove devo piazzare quel segnalatore? Eccolo. È arrivato il colpo da non so dove. Completamente nudo con un fucile. Ottimo. Grandissimo. Allora, mi sono un po' rotto di di continuare a morire su reserve, quindi facciamo qua un viaggetto su customs. Ho preso una KS-74U, così facciamo la missione per Prapor. Intanto mi nascondo un pochettino qua dentro. Tempo di far spawnare qualche scav. Sono entrato così. Easy peasy, ho caricato soltanto i BT. Qua, gli Eagle Nick. Godo. Ok. Fatto fuori e il primo l'abbiamo fatto. Ricarico il BT. Stavo pensando se dividermi gli Eagle Nick in tutti i caricatori, ma non so se ci voglia. Almeno adesso non so se ci voglia. Ok, questo ci va dal Saiga. Utile. Fatto. Ok, era uno scav player. No, stiamo coperti. E caricamela. Ok. Spostiamo questo qua, mettiamo le freccette. Ok. Eh sì, l'altro scavo è andato dall'altra parte del recinto. Chi è che parla? Cambiamo posizione, andiamo verso gas station. Mettiamo in full auto per sicurezza. Ho sentito dei passi, ma non so dove può essere.
SAS Drive, Diary, ottimo. Oh, l'ho visto lì. Andato. Dai, ma solo scav player mi incontro. Ok, un altro fatto. E carichiamo di Eagle Nick. Iniziamo a usarli. Chissà se era effettivamente uno scav, se erano effettivamente scav player o se hanno cambiato l'intelligenza artificiale e gli fanno fare robe strane. Sì, cosa abbiamo? Un metro. Devo mangiare. Carino. Perché poi non hanno fatto nessun rumore quando sono passati, quindi potrebbero essere scav player, non lo so, non sono sicuro. Madonna, ma continuano a sparare da mezz'ora. Che hanno oggi?
Avanziamo e proviamo a vedere se incontriamo qualche altro scavetto. Chi è che mi sparava? Curiamoci. Ma non so. Avanziamo. Ok, mi sono fermato per vedere se sentivo dei passi. Però non ho sentito una mazza. Fame e sete sono messo davvero bene. Per fortuna che ho trovato le cose. Adesso vediamo se all'incrocio c'è qualche cristiano. Dai, ma non ci credo, non c'è nessuno. Proviamo ad andare qua dentro, allo scheletro. Qua non ho fightato. Proviamo a vedere a Ruaf se c'è qualcosa. Ok, è aperto anche.
Ok, usciamo. Già che ci siamo, così ce la portiamo in saccoccia questa vittoria. Almeno una, visto che continuavano a bullizzarmi su riserve. Allora, quattro scaffatti. Easy peasy, tutti headshot, tra l'altro. Godo.